Testa a coda in prima categoria girone B al Macerata di Rapallo tra la Ruentes e il Mignanego, Mignanego che comanda la classifica e che deve tenere il passo, soprattutto a tenere lontano l'inseguitore. Ruentes in testa a testa con San Desiderio per l'ultima posizione, gara che inizia bene per i padroni di casa, benissimo per Mario Imbesi che deve compiere una super parata a metà della prima frazione su calcio d'angolo dalla sinistra. Reclamano i Ruentini per un contatto Vezzoli con un difensore genovese, ma per il direttore di gara si può proseguire. Proteste che arrivano anche nel secondo tempo per un presunto tocco di mano in area di rigore, sempre da parte Mignanego. Il cinismo, però, è la dote delle grandi squadre. E allora la formazione di Puggia passa in vantaggio con Rebora, quando viene lasciato praticamente solo al centro dell'area al minuto 65. 1-0 per la capolista, che rimane tale anche perché le speranze della Ruente si infrangono sulla traversa colta dalla girata di Raggio. Vince il Mignanego, rimane prima in classifica. Il Gurlando è a 2 punti. Adesso è la formazione di Bavari, l'anticapolista in vista del finale di campionato.